Santana purtroppo ci sono susseguirsi di furti e in più mettiamoci il problema dei nomadi, dei zingari che ogni 2 o 3 giorni passano dalle nostre zone e creano un po' di sicurezza. Lasciano anche un grande degrado perché è sporco, rompono i dranti. È un problema serio, un problema che anni che c'è, ma nessuno affronta con le dovute maniere. La Graziosa è terra di nessuno, nonostante diciamo, tutte le segnalazioni, tutte le proteste che ci sono state in questi anni, è praticamente un susseguirsi di carovane. Il sindaco di San Cesario e di Castelfranco, i due sindaci, emanano delle ordinanze che servono per i mesi invernali quando non c'è il fenomeno e non sono attive per i mesi estivi quando c'è il fenomeno. Il sindaco di San Cesario per il cosiddetto progetto della sicurezza integrata del comparto della Graziosa ha speso 116.000 euro, però peccato che non funzioni, non serva, cioè non è efficace. Magari funzioneranno le telecamere, però non è efficace perché dobbiamo essere sempre praticamente noi sollecitati dai cittadini o noi stessi andare a vigilare praticamente il continuo susseguirsi dell'andirivieni delle carovane che al loro passaggio lasciano lo sporco per terra, i sacchi di rusco impilati, idranti manomessi. La cosa che fa anche rabbia, oltretutto, è che alla domanda chi paga la pulizia, diciamo, dei piazzali, il nostro sindaco ci ha detto che provvede ERA e paga il comune. Quindi noi facciamo la raccolta puntuale e se mettiamo un sacco del rusco indifferenziato in più dentro al cassonetto ci fanno pagare 2 euro. Loro possono fare quello che gli pare, poi dopo paga Pantalone, che siamo poi noi. A Sant'Anna la gente è preoccupata perché? Perché è un susseguirsi di carovane e con tutto quello che portano dietro. Chiediamo che l'amministrazione finalmente si tolga via dalla solita propaganda inutile e cominci a parlare di cose e a fare cose serie. Decine di roulotte continuano a sporcare, imbrattare e comunque a rendere invivibile, diciamo, le nostre campagne e le nostre case. Ora noi denunciamo questa situazione oramai da più di 10 anni, situazione che, a parte gli spot elettorali che fa il PD sia di San Cesario che di Castelfranco, spot che non portano a nulla, non riusciamo a risolvere questo problema. Ora chiediamo alle istituzioni di intervenire perché non è tollerabile avere gente che ci gira di notte, avere roulotte continuamente in giro per la zona industriale, avere ruschi buttati a destra manca, avere idranti aperti, avere situazioni che non portano a nulla se non a un degrado dell'intera zona.